Passiamo al punto numero 3. Proposta di deliberazione per espressione del parere sulla proposta disegno definitivo degli elaborati prescrittivi sistemi e regole, adozione di variante riguardante le aree di destinazione urbanistica. Presidente della Commissione, prego. La ringrazio, Presidente, colleghi consiglieri, assessori. La delibera che è oggi all'attenzione del Consiglio rappresenta uno degli ultimi provvedimenti della Giunta Capitolina e seppur nella complessità dell'oggetto, esemplificativamente riguarda un adeguamento degli elaborati del piano regolatore generale approvato dal Consiglio Comunale il 12 febbraio del 2008. E tutti quanti, non mi ripeto, sanno qual è stata l'evoluzione dell'approvazione del piano regolatore con una prima approvazione del 2003, le controdeduzioni che ci sono state e poi l'approvazione definitiva appunto con la delibera di Consiglio. E la delibera che ci perviene all'attenzione ha la finalità di ridisegnare le tavole del piano regolatore attribuendo a 240 aree complessive del territorio capitolino, in realtà non sono molto vaste, sono di piccola entità ma comunque significative per ogni territorio, una destinazione coerente con lo stato di fatto e di diritto e con il tentativo di integrare e correggere contemporaneamente degli errori materiali che ci sono stati nel 2008 quando la nuova tavola si è calata su quella vecchia e delle incongruenze appunto con ciò che è stato definito nel 2008 e ciò che invece era prima del 12 di febbraio del 2008. La Commissione ha dedicato diverse sedute, peraltro con una difficoltà derivante da un disguido che ci ha trasmesso con ritardo tutti quanti gli elaborati, peraltro non semplici da stampare, da comprendere. A questo proposito i lavori della Commissione sono stati facilitati e devo ringraziare la Presidenza, insomma il Presidente del Consiglio che ci ha reso disponibili delle tavole semplificate che ci hanno consentito di poter lavorare più agevolmente, di confrontarci con gli uffici ed avere quindi contezza degli interventi che Roma Capitale con l'ufficio dipartimentale ha la finalità di perseguire. Allora, l'istruttoria che abbiamo fatto riguarda, come detto, alcune tavole denominate proprio incongruenze, aree bianche ed errori materiali. Aree bianche sono quelle aree che dall'approvazione del piano regolatore sono state prive di destinazione urbanistica, quindi silenti su tavola e quindi senza possibilità di effettuare interventi. Con la delibera che ci perviene, il Roma Capitale ha individuato per il nostro municipio un errore materiale, quindi dei 240 complessivi, che è un errore di denominazione della sorgente Appia, per errore denominata Istituto di Zooprofilassi, e quindi voglio dire proprio un errore di natura, oserei dire, dattilografica, quindi senza nessun tipo di malizia. La definizione in una tavola delle aree bianche, quindi aree bianche senza destinazione urbanistica, che il Dipartimento Capitolino ci ha proposto di destinare o a verde a servizi oppure innestate nei tessuti, quindi di print o comunque di piani di zona, come appunto trasformazione da area bianca a area tessuto. Allora, devo riconoscere che comunque tutte le proposte del Dipartimento sono assolutamente congruenti con i piani di riferimento, cioè dove si parla di print l'area bianca diventa area print, dove si parla di zona O l'area bianca diventa con questa destinazione
perfettamente coerente nel sistema in cui andrà a collocarsi. La Commissione ha esaminato caso per caso, quindi abbiamo esaminato con gli uffici tutte le casistiche e all'unanimità dei presenti, ma insomma eravamo quasi tutti presenti, abbiamo deciso di congiuntamente di dare un parere favorevole al corpo della delibera, quindi sulle finalità, tuttavia formulando alcune osservazioni che ci sono sembrate doverose, che sono state condivise da tutti i gruppi politici e che vado a riassumere con una scuola, con un pensiero estremamente semplice. Tutte le aree bianche che ricadono nel nostro municipio debbano avere una trasformazione che sia la meno impattante possibile dal punto di vista dei pesi volumetrici, dei pesi delle cubature. Per cui abbiamo dato la prescrizione che le aree bianche che riguardano territori, peraltro mi consentirete, già particolarmente compromessi come Romanina, come Gregna, come Osteria del Curato, vabbè Gregna, sì. E, praticamente ridefinendole e quindi riclassificandole come aree a verde attrezzato privato, quindi per non consentire aumenti spropositati di volumetria, dove voglio dire parti di territorio dove ci sarà, almeno in previsione da piano, un'esplosione talmente forte nei prossimi anni che onestamente ci è parso non condivisibile appesantirli ulteriormente, ancorché si tratti, come ho detto, di aree non grandissime dal punto di vista delle metrature. Per quanto riguarda invece le incongruenze, la delibera recita con chiarezza che queste derivano da stati di fatto e di diritto preesistenti all'approvazione della deliberazione del febbraio del 2008. E anche su queste noi abbiamo effettuato degli approfondimenti. Per il territorio dell'ex nono in realtà risulta una sola area individuata, che è quella alle spalle di Villa Lais. Abbiamo udito l'architetto Cocchia che ci ha spiegato e quindi ci ha fatto comprendere che questa nuova destinazione, cioè la destinazione che l'amministrazione comunale intende perseguire, ovvero da strada a tessuto T1, città consolidata, io ricordo che il tessuto T1 è addirittura il tessuto medioevale, quindi per inquadrare dove stiamo ad operare, e per cui quella strada non c'è mai stata, è un parcheggio interrato e quindi l'incongruenza ci è sembrata, voglio dire, giustificata. E per ciò che attiene il quadrante di quarto miglio abbiamo esaminato l'altra incongruenza che riguarda una struttura alberghiera su via Appia Nuova, rilevando che essendo di proprietà privata la destinazione pubblica strada era incongruente rispetto alle previsioni di piano. Siamo poi venuti alle due tavole che ci hanno particolarmente interessato, che sono quelle attigue all'ex Sprint Fatme e una piccola porzione dell'area print di Morena, che è la parte terminale di via Tenuta del Casalotto, e su queste la Commissione ha dato la indicazione di contrarietà alla trasformazione delle aree attinenti contigue al print Fatme, ricordando ciò che era successo nel recente passato, ovvero le indicazioni del municipio di destinare quegli oneri derivanti dall'accordo di programma ex print per una delle opere più importanti e necessarie del quadrante extragrario al sottopasso di 7 metri, definanziato, ma con un intervento urbanistico che noi avremo sul territorio, e quindi la Commissione ha dato contrarietà, per cui quelle aree, quelle incongruenze, aree verdi a servizio per il municipio rimangono aree verdi a servizio. Poi l'amministrazione comunale, il commissario, gli uffici dipartimentali avranno modo, insomma, di tenerne conto o non tenerne conto. Ci è sembrato doveroso sottoporlo all'attenzione del Comune di Roma, perché a noi ci pare veramente un'incongruenza appesantire un peso urbanistico senza che il territorio ne abbia un beneficio. D'altra parte,
non è la prima volta che audiamo i comitati di quartiere, il comitato di quartiere di Campo Romano non perde occasione per rammentarci che la cubatura che andrà a realizzarsi proprio su via di Campo Romano non ha benefici effettivi sul territorio. Non vedo perché noi come municipio dobbiamo avvalorare una tesi che va addirittura ad aumentare una cubatura senza avere effetti compensatori per i cittadini. Cosa diversa è la parte terminale di via Tenusa del Casalotto. Io riesco a fare questa illustrazione semplificata grazie anche alla collaborazione di tutti i consiglieri, alcuni dei quali hanno effettuato dei sopralluoghi, per cui sappiamo di cosa parliamo, perché oltre la cartografia abbiamo potuto vedere direttamente ciò che succede. L'incongruenza di via Tenuta del Casalotto vedrebbe, secondo la tesi dipartimentale, trasformare la parte finale della strada a tessuto di print residenziale. Ce l'ha confermato anche il geometra Feliziani quando abbiamo fatto l'istruttoria in commissione. Ecco, là presente un manufatto di due piani e rialzati a terra non completato, per cui abbiamo dato la prescrizione in delibera che l'amministrazione comunale ponga particolare attenzione alla verifica della legittimità del titolo ante approvazione piano regolatore, perché non vorremmo che in fase di approvazione della nuova tavola si giungesse ad una sanatoria di cui saremmo inconsapevoli. Obiettivamente non ne avvertiamo l'esigenza, per cui anche su questo, fermo restando i diritti di tutti i cittadini, quindi chi ha il diritto è giusto che debba essere tutelato, se urbanisticamente quell'area deve essere trasformata va bene, perché purché ci sia il pieno diritto ante 12 febbraio 2008, perché la delibera così recita. Siamo stati puntuali quindi su questo. Io devo ringraziare ovviamente tutti i commissari, torno ancora a ringraziare il Presidente del Consiglio perché ci ha consentito un'istruttoria rapida con queste tavole che ci ha messo a disposizione. Concludo chiedendo agli uffici e al Presidente, e sul testo della delibera, per non creare imprevisti con gli altri municipi, se era possibile prevedere all'inizio della delibera, quindi con le seguenti osservazioni, limitate al territorio di competenza, perché quando noi parliamo di aree bianche non vorrei che poi l'amministrazione comunale intendesse dire che noi vogliamo che tutte le aree bianche del Comune di Roma venissero preservate. Quindi io ho il testo dell'emendamento, ma se la Presidenza... Ci sia bisogno di fare un emendamento... Aggiungiamo nel testo, nel corpo della delibera, se lei, Presidente, lo questa specificazione, insomma. Perché non vorrei che poi il sesto municipio ci venga a dire a noi non mi avete permesso di fare una trasformazione, ci mancherebbe altro. Insomma, non... presentare e fare la discussione su un emendamento d'urgenza. Sì, votiamo per la cosa che specifica meglio, non aggiunge, non toglie niente. Siamo d'accordo su questo? Sì. La ringrazio per questa opera di coordinamento formale del testo, che è opportuna e che ci esime da dover poi giustificare con altri territori che magari invece ambiscono ad aumentare le proprie volumetrie. Io avrei terminato, Presidente, raccomandando al Consiglio l'approvazione del testo così com'è, perché ci dà l'occasione di confermare a Roma Capitale che stiamo attenzionando i nostri territori e che ogni proposta che deve venire deve essere comunque confacente con i bisogni dei cittadini e del nostro municipio, che ha già detto da tempo che non è disposta ad accettare volumetrie sconsiderate senza motivazioni. La ringrazio. Grazie consigliere Poli. Ripeto, in discussione su questo è stata fatta un'ampia e lunga discussione, quindi apriamo la discussione. Chi vuole intervenire?
No, non c'è bisogno. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, due aspetti da mettere in evidenza su questa delibera, su questo parere. Uno riguarda l'argomento precedente, cioè è stata l'ennesima riprova del fatto che il municipio è considerato come l'ultimo anello e con importanza che va sotto zero, in quanto non era stato dotato di strumento per poter dare ai consiglieri e poter avere una valutazione oggettiva di quello che era il parere da poter dare. Quindi è l'ulteriore conferma che avevamo, non so se un'email o qualcosa, che tutti quanti dovevamo andare o all'ufficio consiglio o dal presidente davanti al computer a vedere le tavolette se dovevamo dare un parere positivo o negativo. Questo è l'ulteriore dimostrazione di come veniamo trattati. Quindi, per collegarmi all'argomento precedente, che il rispetto istituzionale ci deve essere, ma ci dobbiamo anche guadagnare. Consigliere Giuliano, posso interrompere un attimo? Sì. Io credo, cioè, su qualsiasi computer del municipio, anche quello dei gruppi, si poteva fare questo lavoro, non in maniera particolare da quello della Presidenza del Consiglio. Era simpatico il fatto del computer, cioè, no? Ho capito, vabbè. Certo, potevamo andare, però, capito, dovevamo stare lì senza avere un cartaceo oppure senza il suo supporto, come ricordava il Presidente della Commissione, che ha esemplificato, perché quello che stava anche sul supporto, diciamo, di internet non era chiaro, cioè delle piantine non erano chiare, invece così abbiamo cercato di, ma non è che possiamo fare questo lavoro a fortuna, chiaro? Questo, ecco perché dal centro arriva sempre, no, la considerazione minimale, no, da dare ai municipi. Chiuso, ho utilizzato questa cosa per caricare ancora sull'altro argomento. Invece l'altro aspetto che mi fa piacere mettere in evidenza è che devo dire che la Commissione e il Presidente Poli utilizzano ormai da tempo un modo e un metodo di lavoro, a me soprattutto, penso anche ad altri, confacente. Nel senso che la dimostrazione che quando si cerca di dare un contributo al di là dell'appartenenza politica, perché è un ruolo che poi ci porta a dare un parere, quindi a prendere delle posizioni, in questa commissione si riesce a fare, perché è una commissione comunque pesante, una commissione dove l'urbanistica diventa un elemento importante, e ragionando con due o tre commissioni siamo riusciti a capire che cosa evitare oppure evitare di dare, diciamo, di porre il fianco all'amministrazione centrale per poter fare una sorta di sanatoria. Io sono soddisfatto di questo, perché ero contrario alla votazione di quest'atto, ma ragionando e trovando le dovute accortezze e quindi le dovute modifiche, mi sento adesso più tranquillo di poter votare una delibera e di dare un parere, perché comunque è modificato nel senso. Quindi le incongruenze, le aree bianche, gli errori materiali, le aree bianche non è che di punto in bianco, come dice la parola, no, poi assumono dei caratteri precisi così. Quindi ci sono delle cose che devono rimanere come erano e non devono utilizzare questo strumento per sistemare nell'ambito di Roma situazioni lasciate in, diciamo, senza soluzioni, diciamo così. Ora, se questo è stato il lavoro, come credo che sia stato, perché questo è il risultato, mi sento più tranquillo. L'unica cosa che rimane, ricordiamocelo sempre, cari colleghi, che è un parere non vincolante. Quindi, alla fine, quello che viene messo, nonostante sia stata trovata anche una formula precisa, con la collaborazione di tutti i commissari, certo questo non può esimere diciamo, l'amministrazione centrale o i dipartimenti o il commissario di non prenderlo in considerazione, però perlomeno c'è una carta ufficiale, c'è una posizione ufficiale di questo municipio, che nel momento in cui chiunque venga qui a dirci delle cose
noi possiamo rispondere in modo preciso. La nostra posizione è chiara. Certo, manca il discorso del decentamento e quindi, non avendo un parere vincolante, questo può essere mera soddisfazione. Non ci può risolvere il problema, però perlomeno questo oggi abbiamo e questo utilizziamo. Quindi il fatto di poter comunque continuare su questa strada cercando di lavorare e far emergere a chi di dovere, quindi all'amministrazione centrale, che i pareri devono essere vincolanti, perché noi siamo responsabili, vogliamo essere responsabili, non vogliamo essere di passacarte, perché se poi sbagliamo siamo noi che abbiamo sbagliato, se abbiamo fatto bene vogliamo il merito di quello che abbiamo fatto. Quindi sono con molta tranquillità, come Fratelli d'Italia, approviamo questa delibera con il parere, con le modifiche opportunamente segnate o con l'emendamento anche ultimo, che non si dica che noi siamo contrari a tutte le aree bianche, ma solo le aree bianche del settimo municipio. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Sono particolarmente soddisfatto di questa piccola conquista che abbiamo fatto, perché in difformità alla Giunta che aveva dato parere favorevole siamo riusciti invece a invertire perlomeno sulle aree bianche, cioè prive di destinazione urbanistica, di dire di lasciarle a verde attrezzato. Si pensava a verde servizi, però il verde attrezzato diventa meno impattante del verde servizi, dove sempre una piccola volumetria poteva essere realizzata. Mi preme ricordare e ringraziare i consiglieri che sono stati sensibili al fatto degli standard urbanistici. Avallare Tucurru questa proposta che arrivava vuol dire aumentare comunque, anche attraverso il piano casa, di metri cubi in più il territorio che è già sofferente di servizi. Forse mi dispiace che non siamo stati altrettanto coraggiosi in alcune aree di sede stradale, ma ne abbiamo parlato in commissione e penso che alla fine sia stata la decisione migliore. Mi riferisco a Quarto Miglio, dove c'è l'albergo, dove c'è una sede stradale che diventerà sede non edificabile, ma che può realizzare volumi, potrebbe realizzare dei nuovi volumi. Sono molto soddisfatto invece del Fatman, delle tre aree che sono una quantità enorme e sono, come dire, un serbatoio di verde per la piccola e intensa edificazione bassa che abbiamo a ridosso del print. Quindi il lavoro è stato fatto, ringrazio il Presidente del Consiglio, ci ha dato le carte, ma anche il Presidente della Commissione che ha portato a colori il lavoro. Volevo segnalarvi una cosa, vi sono due sentenze a tal proposito che mettevano in mora il comune se non si faceva questa. Ecco perché in questo momento c'era l'urgenza, perché non classificare queste aree vuole dire che i vincoli decadono e quindi riacquista la vecchia destinazione urbanistica. Grazie Presidente, naturalmente il PD convintamente vota questa. Grazie consigliere Ciancio. Consigliere Lozzi. Allora, noi abbiamo seguito i lavori di commissione, insomma il fatto che siano state recepite la maggior parte delle indicazioni ci fa piacere, anche perché effettivamente per quanto riguarda gli errori materiali nulla a che dire, per quanto può riguardare la parte dell'incongruenza relativa alla zona di Villa Lais, dove oramai è andato di fatto e nessun interesse pubblico c'è in quell'area, nulla da dire, ma purtroppo nelle zone extra gra le problematiche emerse sono abbastanza. Quando tu in una zona della Romanina un'area bianca me la fai diventare a tessuto come print residenziale, il problema me lo crei, perché è vero che diventa congruente con l'area circostante, ma è anche vero che un'area a cui tu dai la possibilità di diventare praticamente entrare nel tessuto del print residenziale, gli dai l'edificabilità anche se il print non dovesse realizzarsi, e quindi comunque in fase di realizzazione print, che sappiamo che nel comune di Roma
nessuno è mai arrivato a compimento e ha dei tempi di realizzazione lunghissimi, la rischieremmo che i proprietari di quell'area potrebbero chiedere l'edificabilità e noi costretti a concederla, e quindi comunque andare a incrementare cemento in una zona dove sul suo territorio già grava il peso del rischio della centralità di Romanina. Cosa ancora più imbarazzante, diciamo, sono le incongruenze rilevate nell'area del Print Ex Fatme e nella zona di Morena. Nel Print Ex Fatme noi pensavamo che queste aree che volevano far rientrare in print d'attività fossero parte dell'accordo di programma e quindi dovessero semplicemente essere ratificate sul piano regolatore. Così non è, e quindi non si capisce perché in un'area dove è già super edificata, dove spazi per la popolazione non ci sono, perché togliere ulteriori aree verdi per farle diventare print per attività, e quindi la contrarietà è assolutamente forte. Ancora più forte nella zona di Morena, dove arrivi in via della tenuta del Casalotto, in una zona dove era prevista una strada, la possibilità di uno sbocco che creasse una mobilità alternativa alla già super trafficata strada principale di Morena, tu togli la possibilità di far diventare strada, la rendi praticamente a tessuto residenziale e quindi edificabile dove c'è già una struttura che aveva un permesso a costruire ma che non ha rispettato nei termini e quindi è bloccata in contenzioso con il Comune di Roma. Come principio, siccome nelle delibere in cui le praticamente osservazioni che vengono fatte sono molte di più di quelle che vengono recepite, di solito diamo parere contrario, ma visto che le osservazioni sono state recepite in massima parte, ci asterremo sulla proposta proprio per premiare il lavoro della Commissione e degli uffici che hanno comunque sostenuto con forza la possibilità di segnalare che queste incongruenze e che queste modifiche non sono propriamente corrette come si vorrebbe far pensare. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ozzi. Altri interventi? Non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Vardaga, prego. Sì, Presidente, molto velocemente, solo per dire che ovviamente abbiamo partecipato ai lavori in aula sulle modifiche e anche noi volevamo esprimere, insomma, un ringraziamento al Presidente della Commissione per le modalità di discussione e di analisi soprattutto di quest'atto e del carico di lavoro che c'è sempre dietro ad atti del genere, che poi vengono, le cui tavole, i documenti vengono sempre messi a disposizione, insomma, nei limiti del possibile, a volte anche un po' oltre, di tutti i commissari. Quindi voteremo favorevolmente e anche esprimendo apprezzamento per tutto l'iter che ci ha portato anche a fare diverse sedute straordinarie nell'ultima settimana. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? No, non ci sono. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora, facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, 12 voti a favore, nessun contrario, l'astensione dei consiglieri Coia e Lozzi, quindi è approvato. Passiamo adesso al punto numero 4. Proposte di deliberazione, espressione parere, abbattimento imposte locali per teatri e cinema. Chi presenta l'atto? Presenta la Commissione, prego. Grazie Presidente, comincio a pensare che, insomma, è meglio se io non presenti gli atti, perché mi trovo spesso a parlare a una platea abbastanza decimata. Non so se siamo ancora... Dunque, parliamo di cultura e ancora una volta ci troviamo, io veramente non vorrei infierire, però a volte proprio l'opposizione me le tira
in tutti i modi, quindi vedere ai banchi dell'opposizione una sola consigliera, che ringrazio, a cui faccio i complimenti, la consigliera La Notte, ogni volta che parliamo di cultura, ma ovviamente ognuno avrà i propri motivi validissimi per aver lasciato il consiglio prima. Dunque, abbiamo analizzato in Commissione Cultura una proposta di iniziativa della consigliera Di Biase, che insomma, dell'ex consigliera Di Biase, che era presidente della Commissione Cultura Capitolina, e che in seguito ad un iter iniziato in commissione e probabilmente poi si è dovuto un po' velocizzare o concludere forse un po' frettolosamente per il precipitare degli eventi al comune, è stata forse licenziata un po' in fretta. La proposta proponeva un abbattimento della IUC, dell'imposta unica comunale, cioè TASI, TARI e IMU, per i teatri e i cinema. Nella proposta si allude ovviamente a considerazioni su questo settore culturale, che vede insomma delle grosse criticità e difficoltà a Roma, con una perdita di posizioni lavorative, la chiusura di alcuni locali, soprattutto i più piccoli evidentemente, che stanno molto risentendo di questi anni di crisi. Quindi diversi cinema, soprattutto locali, diversi teatri che mano a mano stanno chiudendo o sono in grossa sofferenza. E quindi la proposta di abbattere le imposte comunali e eliminarle per questo settore. Noi in commissione abbiamo espresso un apprezzamento per le buone intenzioni, per cui una sensibilità nei confronti di un settore che produce cultura ed ha un forte valore anche sociale, ovviamente per i cittadini. Quindi, pur apprezzando questo sforzo, questa intenzione, purtroppo abbiamo dovuto dare parere negativo in commissione, così come ha fatto la Giunta, fondamentalmente per due considerazioni. Il primo è che non ci convince questo taglio lineare indiscriminato, quindi una riduzione in un momento di difficoltà per tutto il comune, una riduzione delle imposte comunali su tutti i cinema e teatri significa in qualche modo aiutare il cinema locale di quartiere, il teatro, il piccolo teatro, però significa anche abbattere la TASI e la TARI per le grandi catene, che insomma hanno centinaia, migliaia di posti, multisala, e insomma ci sembrava una cosa un po' non proprio equa. Quindi questa era la prima perplessità. La seconda perplessità, direi un po' più tranchant su tutto l'argomento, è il parere dato dal Dipartimento, dalla direzione del Dipartimento Risorse Economiche, che fa rilevare che a norma di legge i comuni non hanno la possibilità di abbattere dalle imposte alcuni settori merceologici o alcune fasce di attività commerciali o culturali e sociali, come in questo caso. Proprio non è possibile. La discrezionalità degli enti locali è quello di lavorare sui parametri e sulle aliquote delle imposte, ma in questo il Comune di Roma è già stato, è già andato in questa direzione, visto che appunto i settori dei teatri e delle sale cinematografiche, invece dell'aliquota ordinaria dell'1,6%, sono soggetti all'aliquota dello 0,76%, quindi insomma praticamente la metà delle imposte comunali. Quindi insomma forse più di così in questa direzione non si può andare, o comunque bisognerebbe intervenire con un dispositivo che intervenga forse ad un livello più alto, anzi sicuramente ad un livello più alto, ed in un'altra direzione, insomma. Quindi questi sono i due motivi principali che ci hanno portato ad esprimere parere negativo in commissione. Grazie. Grazie. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Caccamo, prego. Abbiamo esaminato questa proposta. Sì. Che ha chiesto? Puoi parlare tu? Numero legale?
la verifica del numero legale, l'avevamo già detto prima. Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti, 9, 10, 11, 11, non c'è. Siamo 11 consiglieri presenti, quindi non c'è il numero legale, il consiglio si chiude.